Basta Paolo. Andiamo intanto a leggere le liste dei convocati dai due allenatori per il Casalotti: Cenci, Vassalluzzo, Mezzanotte, Manetti, Bertaccini, Vanni, Paolo Lotrionte, il capitano, Martini, Sterlicchio, Valerio Lotrionte e Roddi. Per quanto riguarda la Tevere Remo, Lucarelli, Maccaferri, Gazzellone, De Matteis, Luciani, Masci, Guancioli, Milani, Signorelli, Antonica, Cerasaro e Lucarelli. C'è Masci in possesso della sfera, lì nel cerchio di centrocampo, pronto a evidentemente calciare all'indietro la sfera dopo il saluto da parte del Casalotti. Evidentemente ci sarà un minuto di raccoglimento, pensiamo, per quanto successo ieri a Parigi. Adesso è davvero tutto pronto, Signorelli sul pallone per quanto riguarda la Tevere Remo. Viene da un bellissimo periodo la squadra del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo, con Signorelli pronto a scambiare le proprie opinioni col direttore di gara Parastinchi, che mancano l'arbitro. Tanto va anche ad accertarsi se siano ben fissati quelli di Vassalluzzo. Sta per cominciare la partita. Subito palla tua, subito. Gola. E il fischio il direttore di gara in questo momento, col pallone giocato all'indietro da Signorelli, poi subito Milani in avanti, Lucarelli con la giocata sulla destra, sempre Milani che guarda il piazzamento dei compagni, poi va da Masci. Milani prova a salire, si accentra, va subito col destro, la risposta di Cenci di fatto al primo minuto di gioco, subito una buona conclusione da parte degli ospiti che ora continuano il proprio giro palla. Chiaramente ci scusiamo per la posizione della ripresa, qui ancora Cenci prova con i piedi a respingere il pallone, diciamo ci scusiamo quantomeno per la qualità delle immagini che vedrete, ma la postazione purtroppo non permette altri lavori. Poi Vassalluzzo, sulla mancina Vassalluzzo prova a sfidare Milano, palla messa dentro in diagonale, deviata, che viene giocata ora per Martini. Mezzanotte, Martini, Vassalluzzo,
Prova lo scavetto, l'anticipo, poi palla a Signorelli che prova con un gioco di gambe ad inventare qualcosa. Non c'è fallo, secondo il direttore di gara. Si prosegue dunque l'azione per quanto riguarda il Casalotti. Nel cerchio di centrocampo, palla filtrante al limite dell'area di rigore, poi giocata all'indietro. Signorelli all'occasione prova a fare tutto da solo, messo giù Signorelli, calcio di punizione per la Tevere Remo. Masci e Mattia sulla palla. Paolo, aspetta. Ci sei, bravo il cambio. Aspetta, andiamo al primo fallo. Masci. Bravo, così mi comodo. Masci Antonica, Milani va dentro. Così, così. Per questo movimento c'è la palla, Ronaldo. Ma perché scusa, cosa va detto qua? Vai in fuoco, Marti. Mirko, scendi, ok, fino qua, ancora, sta palla qua è la tua. Bizio, se dovesse partire... Arriva il fischio dell'arbitro, parte Masci che lascia lì il pallone per Antonica col destro, la risposta di Cenci, la risposta soprattutto della Casalotti, che ora può distendersi il pallone, però troppo alto, troppo profondo. Servito con il destro per Mezzanotte, che non è potuto intervenire chiaramente sulla palla. Masci. E questo mi chiedo, la palla tua. Questo. Signorelli. Si gira Signorelli, palla troppo alta. Ci ha provato il numero 9. Bomber, capitano della formazione della Tevere Remo. Palla di Paolo. 3,5 sul cronometro, mentre Mezzanotte giostra il pallone sulla mancina, poi torna in possesso della sfera, lascia lì per Vassalluzzo. Bertaccini, poi Mezzanotte prova il passaggio di ritorno verso l'inserimento di Bertaccini, che non è riuscito ad arrivare con la propria numero 6 sulla sfera. Sfera ora giocata da Milani, che alza lo sguardo. Poi lo scavetto per il numero 10, che si gira e prova a incrociare. Vieni qua, vieni dentro. Bravo, Lollo. Paolo, passa un po' di diagonale. Vassalluzzo. Esci te, pare. Segui Paolo, segui Paolo. Bertaccini si accentra. Presa che è difficile, dai. Sulle gambe Guaccioli, perfetto. Occhio. Col tacco all'indietro prova a sparare la conclusione, poi Signorelli tiene in campo la sfera per Masci, palla all'indietro, impreciso il servizio del numero 74 per il proprio portiere. Calcio d'angolo per il Casalotti, una occasione interessante, giocato però abbastanza largo. Prova a girarsi il numero 9 Martini, che poi calcia in porta. Masci prova a guidare la ripartenza dei suoi. Masci va sulla sinistra. Buona, uno, aspetta, messi bene. Masci prende il pallone destinato a Milani, poi calcia debolmente verso Cenci, anche abbastanza centrale la conclusione del numero 74. Qui il Casalotti che con un colpo di tacco libera Mezzanotte, che va col mancino. Il vantaggio di Mezzanotte per l'1-0 del Football Club Casalotti. Subito a rincorrere la Tevere Remo dopo 6 minuti di gioco. Il gol di Mezzanotte vale l'1-0 del Casalotti in casa contro la Tevere Remo, che l'abbiamo ricordato non viene da un bellissimo periodo. Ha perso la partita dell'ultimo sabato, ha perso anche turno infrasettimanale di recupero della quarta giornata contro la Lusitana. Milani
Vizio, vizio, destra tua. Masci sulla destra, sempre Masci che sbaglia il tocco, lascia lì il pallone per Bertaccini, prova a uscire Lucarelli, Bertaccini lo appoggia in porta per il raddoppio immediato del Casalotti, la squadra di casa che si porta sul 2-0 nel giro di un minuto. Subito aggressivo, ma andiamo, Sali, Andrea, c'è Martiz! Però chiamate per su! Stai su ormai! Vai su, vai su! Porta in mezzo sta palla! Martini da mezzanotte che poi cede sulla sinistra. Passa a Luzzo. Bertaccini. Preso, preso, presta su, presta su! Passa a Luzzo all'indietro, Cenci. Uno! Va a rilancio Cerci, abbastanza lungo c'era però in agguato Martini pronto ad attentare alla presa di Lucarelli. Presa di Lucarelli che chiaramente non può essere colpevole il gol subito. Signorelli qui si gira bene, Signorelli accorcia subito le distanze al numero 9. Otto minuti, già 2-1 col capitano che suona la carica, la sua Tevereremo. Dai, ma è successo niente, inizia adesso la partita, qua c'ho, inizia adesso, stiamo giocando bene, dai. Passa Luzzo. Porta su, che è difficile, va, se c'è. Dai, dai, attaccalo, dai, dai, dai. Uno, due, il rilancio dalle parti sia di mezzanotte che di Lucarelli che va all'aggancio, poi Masci all'indietro, Signorelli prova a saltare un uomo, Signorelli prova anche a rientrare, bravissimo Vassalluzzo a portargliela via, la tocca in out però al numero 2. Guancioli dietro per Masci, tiro sporcato. Guancio apri, tu tiro, Masci da due, Vizio, Vizio, chiudi la diagonale. Uno, due. Antonica che va sul fondo, il servizio è troppo debole, troppo impreciso, troppo sul primo palo per arrivare a Signorelli. Qui Guancioli aiuta proprio Signorelli. Bertaccini all'indietro. Tanto Guancioli chiama le posizioni dei compagni, guida la Tevereremo alla fase difensiva, ora esce su Vassalluzzo che con la suola la dirige verso la sinistra. Antonica in avanti intanto. Antonica va col destro, Antonica, la risposta di Cenci. Chiama Carlo. Portiamo su. 4 Carlo, 4. Dietro Guancioli per un attimo viene anticipato, poi riconquista il possesso della sfera, cede a Masci, poi Antonica, sempre Guancioli, evita bene un avversario, evita bene anche il secondo, non c'è fallo secondo il direttore di gara, si prosegue con Antonica che prova ad andare da Cenci. Bertaccini prova a chiamare l'1-2 al compagno, palla che non arriva, che non riesce ad essere giocata da Martini. Masci, Guancioli sulla destra da Antonica, colpo di testa proprio per Antonica che è stretto a giocarlo all'indietro. Masci riesce in qualche modo a mantenere il possesso, la Tevereremo va sul fondo da Masci che non controlla il pallone, non riesce a rimetterlo dentro, rimessa dal fondo per Cenci che va con le mani, preciso da un compagno nel cerchio di centrocampo, Valerio Lotrionte che si gira bene, poi va da mezzanotte ancora Lotrionte, Martini, Vassalluzzo anticipa tutto, capisce bene le intenzioni dell'avversaria, la Tevereremo, qui Antonica si impegna a tenerla in campo, poi mira all'angolino, la risposta di Cenci ancora una volta.
poi dall'altra parte l'anticipo di Masci con Antonica che va a completare il disimpegno, sbaglia però, parte il 2 contro 1 del Casalotti che va a far segnare Valerio Lotrionte il gol del 3-1 per i padroni di casa. Martin, 12 sul cronometro, 3-1 la situazione. Te vede Remo che evidentemente, nonostante abbia un buon pallino del gioco, non riesce poi ad arginare gli attacchi del Casalotti quando la squadra giallo-blu si distende. Lucarelli qui grida, fa sul pallone, poi profondo da Antonica, Guancioli. Guancioli perde il possesso su Martini. Questo Maurizio, palla tua, palla tua Martiz, servizio, palla tua Guancioli, sei Martiz, Antonica, non li fa posare in qua palla, raga, credimoli, calla, calla, calla. Antonica con il destro ha provato a colpirla con una leggera mezza punta, provando nel contempo lo scavetto, pallone che si è abbassato ma fra le braccia di Cenci. Trato Sterlicchio che resiste a una carica, poi lo Trionte cede a Martini, le finte di Martini, mezzanotte spara dalla distanza, non riesce poi lo stesso lo Trionte a mantenere il possesso della sfera dei suoi dopo la deviazione dei giocatori in maglia nera della Tevere Remo. Cenci, palla recuperata dal Casalotti lì proprio in prossimità del corner. Guancioli gliela sradica dai piedi Martini che poi fa prolungare per un compagno che è Sterlicchio, sempre Martini prova col destro, c'è un fallo su di lui, calcio di punizione Casalotti, le proteste della Tevere Remo. Giallo fuori, giallo, ti prego. Magari se fischi quello prima, eh. La mano si può, arbitro, giusto? Dai, dai. Con la mano si può, ora lo sappiamo. Il portatore non c'ha mai un sostegno dietro. Sono due, quanti? Due? Due, qui? Giallo, io, vai. Si aspetta soltanto il fischio del direttore di gara a mezzanotte, che è pronto sul punto di battuta, cioè per la verità Sterlicchio completamente da solo sulla sinistra, va proprio mezzanotte che sfiora il gol del 4-1. Lucarelli già dall'altra parte prova lo stop Antonica, uno stop che non è riuscito poi ad innescare un secondo controllo o una conclusione, stop abbastanza impreciso quello del numero 23, qui viene anticipato dall'altro Lotrionte che è Paolo e che è appena entrato in campo. Antonica all'indietro, Guancioli appena ammonito. Guancioli lo scavetto, lo stop di petto lì davanti, prova ad alzare il proprio baricentro la Tevere Remo, il colpo di tacco non raggiunge il compagno che pure si era inserito con i tempi, ci sentiamo di dire giusti. Guancioli tiene in campo la sfera, poi va profondo sulla propria fascia. Ma lungo!
buona cornice di pubblico poi qui a Casalotti. Trionte dietro Valerio Lotrionte, restituisce il pallone a Sterlicchio, scambiano i due. Paolo Lotrionte, Manetti cede, poi si butta in avanti, il pallone non è per lui. Ma perché? Palla tua Valetto! Palla tua Vale! Segui palla! Masci! Prantoniva che gli cede la sfera, forse lo mette leggermente in difficoltà. Buona Valetto, andiamo di là! Stai dritto! Altro pallone, Signorelli! Messo giù, calcio di punizione, un contrasto abbastanza lieve per la verità. Masci col mancino d'Antoniga che poi spara altissimo col proprio destro. Cenci con le mani. Manetti profondo per Lotrionte che era riuscito ad andarsene dal contrasto, ha perso poi il contatto con la sfera che si è depositata sul fondo, già giocata da quelli della Teleremo. Ora provano a tenerla in avanti con Signorelli, buono il numero di Signorelli, palla che rimane lì, fallo proprio per la Teleremo, evidentemente una trattenuta o un contatto irregolare tra Sterlicchio e Signorelli. Uvi a sinistra, Padri, Padri, Uvi a sinistra mia, perfetto. Vale. Va col destro Antonica, c'entra in pieno Sterlicchio. Fallo laterale, te vedremo. Palla per Signorelli che prende la mira, poi prova con la punta. Antonica sempre con il proprio destro, deviazione abbastanza netta questa volta, calcio d'angolo per gli ospiti. Palla fuori per Signorelli che la stoppa in qualche modo per un fallo. Fallo evidentemente commesso da Antonica, qui l'arbitro va a spiegarsi. Dunque calcio di punizione per il Casalotti al 20° di questo primo tempo. Altri 5 minuti con Lotrionte che va col destro, poi rientra la difesa della Teleremo, arriva anche un altro compagno di Lotrionte qui col fisico Antonica al limite di un intervento che poteva anche essere sanzionato come falloso. Sterlicchio sbaglia il colpo di tacco, Masci in qualche modo va al recupero, arriva il fischio dell'arbitro, il cartellino giallo è per Sterlicchio. La palla un po' più indietro. Parte direttamente Signorelli che va a colpire il palo. Lotrionte all'indietro. Masci, Antonica,
poi col tacco dietro per il numero 74 che prova a lanciare il proprio compagno, palla contrastata da Valerio Lotrionte, autore del gol del 3-1. Qui è andato vicino anche il fratello a colpire la porta di Lucarelli, che ora indica. Masci profondo, Signorelli prova a stoppare il pallone. Il destro del numero 9 ha il pregio di far salire il baricentro della propria squadra, nonostante non sia arrivato nemmeno all'interno dell'area di rigore per una deviazione che ha costretto all'out. Qui pallone che si impenna, ha recuperato da Capitan Lotrionte, in qualche modo riesce ad andarsene. Il tiro di Antonica dalla distanza, una delle specialità della casa, non riesce però ad inquadrare lo specchio della porta. 23esimo. Dai che sta di spalle, Lore. Dai Lore, prese in anticipo. Sallicchio profondo. Deve uscire Lucarelli. Lo fa con la coscia. Poi è preciso nel tocco per Antonica. Sterlicchio, Lotrionte, pallone di ritorno per il numero 10, poi Lucarelli con le mani profondo da Signorelli, lo pesca bene, pallone per Antonica, sempre Signorelli, giocano bene i due a rimorchio. Antonica impegna Cenci. 4 pallone sempre fuori con Signorelli che calcia al volo, palla che si spegne sul fondo, Cenci che si lamenta probabilmente giustamente con la propria retroguardia. 1 2 e l'arbitro è già andato al conto dei secondi a disposizione di Cenci, che non ha rischiato di invertire il calcio di punizione. Altro fallo fischiato contro la Tevere Remo. Con Sterlicchio che forse ha il tempo di prendere la mira, poi sceglie Bertaccini. Pallone toccato, altro calcio d'angolo questa volta per la squadra di casa, quando stiamo entrando nel 24esimo minuto. Sterlicchio, palla che rimane lì, poi calcia troppo alto Manetti e il cartellino giallo arriva anche per Masci. Ma qual è il Masci. Antonica gli restituisce la sfera. Poi pallone profondo, si liberano bene, palla per Signorelli che sbaglia. Cominciano a diventare ben più di una le occasioni fallite dalla Tevere Remo per accorciare le distanze. Attenzione al Casotti, alla pericolosità offensiva della squadra di casa. Antonica, Masci, mentre gli animi si stanno surriscaldando, specie sulle panchine. L'ha sentito? Masci. Pallone per Signorelli che in qualche modo lo stoppa, poi prova come al solito a girarsi per trovare il destro, va a Salluzzo, subisce fallo dallo stesso Signorelli. Bertaccini fa tutto da solo, Bertaccini col mancino, lo slalom del numero 6, il tiro col sinistro che ha sferato il palo, altra palla recuperata stavolta da Lotrionte. Lucarelli per Antonica che prova a prendere posizione, non c'è la rimessa per la Tevere Remo, l'arbitro comanda l'alt in favore del Casalotti che va a rilancio.
Martini mantiene il possesso della sfera, vede la salita del compagno, c'era però Antonica in copertura, qui Martini la gioca comunque, è lui che subisce il fallo, quinto fallo per l'Ate Vedremo, attenzione dal prossimo lo spettro dei tiri liberi. Bravo arbitro. Fermo là, non ci muovere. Parteva Salluzzo che va in porta, Lucarelli in qualche modo se la cava in un paio di tempi. Guancioli tornato in campo, ha bisogno dei suoi piedi, la Ate Vedremo. Antonica, non arriva il passaggio di ritorno di Guancioli al numero 23, poi palla in out per Taccini, per Vassalluzzo, palla giocata al limite dell'area di rigore, Lucarelli questa volta si supera. Martini, Vassalluzzo per Bertaccini, Martini sempre Bertaccini, questa volta Lucarelli riesce ad afferrarla. A 23, se gli rifai un altro calcio a quello te lo faccio un culo così, hai capito? Gioca se devi giocare, no, non devi dai calci. Quando lo si cade a casa. Vabbè, basta però mo. Lasciaci bene. Ho capito, no, tre volte. Vabbè, io dico qua, dico quello che cazzo lo fa. E allora di, lasciami perdere a me, io non sto dico te. No, dico al giocatore. Va bene. Guancioli. E allora falla finita. Masci. Vabbè. Ho capito, pure io. E allora lascia bene. Non mi piade petto a me. Ma chi te sa piade petto? Lascia bene. Per Antonica. Due. Tu sta a fare non mi piace. Masci. Guancioli. Sempre Masci. Poteva liberarsi, poi sceglie di frenare la corsa di un compagno che comunque non arriva sulla sfera. Cenci. Con le mani. Verso l'Otrionte che è costretto a giocarlo all'indietro. Ha ricevuto spalla alla porta. Ha servito Vassalluzzo. Che prova a salire. Tanto cure in campo per Bertaccini. Antonica. Guancioli. Col destro Guancioli c'entra forse addirittura il proprio compagno. Martini fa correre a sua volta un uomo sulla mancina. Antonica. Guancioli. L'Otrionte. Martini. Prova ad accentrarsi Martini, lascia lì la sfera, capisce tutto Antonica, non ha abbastanza in tempo però per mantenere in campo la sfera. 5 a 4 i falli in favore in questo senso del Casalotti, 5 le scorrettezze commesse dalla Ate Vedremo, ricordiamo la regola per la quale dal sesto fallo sarà concesso un tiro libero in favore di chi lo ha subito. Guancioli profondo, Cenci lascia lì la sfera. Martini, lo stop del numero 9, poi Guancioli riconquista il possesso per i suoi, trentesimo che è scoccato in questo momento. Arriva infatti il fischio del direttore di gara che manda tutti negli spogliatoi almeno per la fine dei primi minuti. Primo tempo che finisce 3-1 per il Casalotti. L'appuntamento fra poco qui per la ripresa. Bentornati qui a Casalotti Ate Vedremo, ottava di C2 con il direttore di gara che ha già fischiato inizio della ripresa, 3-1 la situazione in favore dei giocatori di casa che qui provano a sfondare sulla destra, mettono palla dentro per l'Otrionte che ha già segnato il gol numero 3 per i giocatori con la maglia gialla. Masci.
Guancioli, prova profondo Signorelli. Uno, due, tre. Cenci con le mani altrettanto profondo. Masci per Guancioli. In mezzo alle linee non è valido. Uno, due, e dove andiamo? Sei perché? Bravo. Buono, buono. Masci l'aggancio di Martini, che poi lascia lì il pallone, Signorelli. Intermedio Masci. Fai copertura in mezzo. Uno, due, tre. Lo trionte. Bertaccini, buona la Veronica del numero 6, l'uscita provvidenziale di Lucarelli, ma c'è il fallo su Bertaccini. 1-1 i falli, 1-1. Un minuto di gioco, quasi due, già due falli commessi, uno per parte. E dunque situazione questa che potrà tornare utile a una delle due squadre. La prima è costringerà l'avversaria ai 5 falli per poi andarla a mettere sul fisico, giocarla fisicamente e provocare la sesta scorrettezza. Palla messa fuori, il tiro di Bertaccini troppo alto, poi Masci, Guancioli, Signorelli riesce a girarsi, il movimento di Guancioli, si ricomincia. Masci di prima dalla parte sbagliata, però il compagno si era mosso sulla banda di destra, è stato un lancio in diagonale quello del numero 74, che ora deve difendersi come tutti i suoi compagni dall'attacco del Casalotti. Mezzanotte di tacco, bene per il compagno, lo trionte va sul fondo, o almeno ci prova perché viene chiuso. Mezzanotte sul punto di battuta, due falli commessi dalla Tevereremo in 3 minuti e 35 di ripresa. Si stacca Signorelli che va sul primo palo. Mezzanotte però prova ad andare sul secondo, Lucarelli o qualcuno per lui respinge questo pallone in out, lo trionte. Bertaccini, la palla respinta da Guancioli poi prodotta in avanti da Signorelli. Guancioli in mezzo, altro fallo questa volta commesso dal Casalotti, 2-2, tantissimi falli in questi primi 4 minuti, di fatto una media di 1 per minuto, una media insostenibile per il resto della gara. Vedremo, come già detto, a chi sorriderà questa statistica. Paolo, l'altro palo. Per ora 3-1 la situazione, col Casalotti in vantaggio di ben due reti sulla Tevereremo. Qui Antonica evidentemente non sarà lui a calciare in convenza, lascia da Guancioli che va col destro ad appoggiare per il numero 23. Antonica non riesce a superare l'avversario, Martini poi porta avanti l'attacco dei suoi, Guancioli la tocca in angolo, stava per diventare pericolosissimo la deviazione col ginocchio di Guancioli. Antonica, il break della Tevereremo va dall'altra parte da Signorelli, un po' troppo lento nel controllo, si fa rimontare da Bertaccini. Oh,
sempre Signorelli. Buon atteggiamento di Martini per mezzanotte. Calapalla sul destro, se la porta sul sinistro, messo giù da Masci che si guadagna il secondo cartellino giallo e l'espulsione che varrà 2 minuti di uomo in meno per la Tevere Remo. Due i falli, uomo in meno per 2 minuti per la Tevere Remo. Martini probabilmente potrà andare col tentativo direttamente verso la porta, anche se forse meglio cominciare a far girare il pallone per allargare le poche maglie a difesa della porta di Lucarelli, che si mette sulla linea della barriera. Parte Martini, la tocca per Mezzanotte che allarga ancora il pallone con l'uomo in più. Ora il Casalotti prova ad entrare in area di rigore. Lo aveva fatto con Martini, che poi ha scaricato il pallone per Mezzanotte. Palla in out, mal giocata almeno questa palla. Qui Cenci giustamente chiede la pressione alta dei propri compagni per tenere lì i pochi. Sono uno in meno i giocatori della Tevere Remo. Guancioli va a finire che perde il possesso proprio in virtù del pressing del Casalotti, che ora ricomincia il suo lento e avvolgente giro palla andando da Martini. Poi Mezzanotte che c'entra in piano Antonica, prova a costruire il break dei giocatori in maglia nera. Antonica, Guancioli sempre chiuso dalla pressione dei giocatori in maglia gialla, che commettono fallo secondo il direttore di gara, che mette mano al taccuino. Guancioli, Antonica fa un po' da bodyguard al proprio numero 10, poi è lui in qualche modo a ritrovarsi il pallone fra i piedi. Le finte del numero 23 stanno evidentemente aspettando che sia ristabilita la parità numerica. Sallazzo, altri 30 secondi, Martini che incrocia, arriva sul secondo palo, lo trionte a fare il 4-1. Proprio negli ultimi secondi della superiorità numerica il Casalotti è riuscito a calare il poker sugli avversari della Tevere Remo. Antonica, Guancioli, la tocca per Signorelli che la tiene bene in campo, palla che è uscita. Martini, Guancioli per vie centrali da un compagno che tiene a bada l'avversario, poi è costretto ad andare da Signorelli che prova a servire in verticale Guancioli. Lo stop del numero 10 impreciso. Con le mani Cenci, scambiano di posizione, bene Martini che scivola sul fondo, prova a deludere anche l'uscita di Lucarelli, non riesce ad andare oltre il numero 1 che esce sempre coi tempi giusti. Va Sallazzo, va Salluzzo, perdonate. Martini, Mezzanotte, va Salluzzo, da Guancioli che in qualche modo viene respinto
nel proprio possesso della palla da giocatori avversari che hanno ricominciato a far girare la sfera. C'è Sterlicchio che va per vie centrali. Antonica riconquista un buon pallone che poi va a Guancioli, c'entra in piano un avversario, Signorelli col mancino. Sempre Guancioli ad alimentare l'azione, lì al limite dell'area di rigore tiene il possesso della sfera, non c'è fallo secondo il direttore di gara, ma Antonica con il tacco restituisce al numero 10, poi pensa alla conclusione, stoppata da un avversario, nuovo break questa volta del Casalotti, il passaggio di mezzanotte lungo per Martini. Da quando rallentano, saliamo! Provano a coordinarci sulla destra quelli della Tevereremo. Altro fallo del Casalotti, il quarto per quanto riguarda i padroni di casa. Viene subito battuto con Signorelli che colpisce, palla che rimane lì, Signorelli sbaglia a porta vuota. Lucarelli esce col petto. Dai Paolo, ceba! Paolo, belli! Paolo, Paolo! Uno! Sterlicchio. Va sul lato debole del campo, dove mezzanotte può giocarla tranquillamente. Pallone profondo per l'Otrionte. Resiste alle cariche, stanno attenti quelli del Casalotti a non commettere il quinto fallo prima ancora del quindicesimo minuto. Signorelli, il fallo lo commette la Tevereremo. Con le proteste del capitano, l'arbitro va a spiegarsi proprio con Paolo Signorelli. Quattro falli a testa, la sensazione è che è quella che molto probabilmente vedremo almeno da parte di una delle due squadre, l'esecuzione di qualche tiro libero. Cenci. Appunto, mezzanotte. Colloquio con un giocatore della Tevereremo, provano a spiegarsi, provano anche a separarli. Antonica. Sono entrati tanti qui Milani. Palla calciata dalla distanza, contrastata. Tevereremo dall'out, accelera anche rinunciando a qualche metro di avanzata nel proprio baricentro. Accelera la ripresa del gioco. Il gioco ora già tornato nel pallino del Casalotti. Antonica bene di petto, prova a fare tutto lui, anche a stoppare la palla, a servire il compagno rimorchio. Sempre Antonica, anticipato il compagno. Massalluzzo che aveva colpito il pallone per la seconda volta. Palla profonda per l'Otrionte che non riesce a coordinarsi, ha provato a calciare al volo in girata, non era il tiro dei più semplici chiaramente.
poi provano ad abbassare la difesa avversaria, difesa avversaria che porta via il pallone a quelli della Tevere Remo. Cenci. Va Salluzzo. Riesce a servire un compagno che poi incrocia. Break di Vassalluzzo che sfida un avversario, poi apre il destro senza riuscire a trovare la porta di Lucarelli. Pensa forse alla conclusione Antonica, la distanza è proibitiva. Deve impegnarsi Lucarelli, palla profonda per un compagno. Lo Trionte tiene palla vicino all'out della bandierina, angolo in favore del Casalotti dopo il tocco. Lucarelli profondo, c'è l'anticipo per un istante di Paolo Rodrionte e poi ha lasciato scorrere il pallone per Cenci che giustamente ha già fatto riprendere il gioco in favore dei suoi. 18 minuti sul cronometro, 4-1, la sensazione che il Casalotti sia in discreto controllo della partita con quelli della Teveremo. Qui resistono ad un fallo, poi provano addirittura a calciare in porta, la risposta di Cenci. Altra giocata al limite dell'area di rigore per Cenci, questa volta è molto più semplice. Sterlicchio che mantiene il possesso della sfera nonostante una posizione del corpo al momento della ricezione non ottimale. Qui il colpo di tacco per Cenci che va di prima, sbaglia però Sterlicchio, non riesce a tenere in campo la sfera. Time out chiamato da una delle due panchine, noi andiamo un minuto in pausa e poi di nuovo qui per il finale di questa gara. L'azione dopo gli inseri, ma visto che l'azione dopo l'ha preso lui, torniamo in cronaca qui al 19° minuto di gioco sul campo del Football Club Casalotti, in vantaggio per 4-1, qui ha la possibilità di segnare il quinto ma Manetti sbaglia tutto. Signorelli se ne va bene sulla sinistra, c'è nessuno. Lo Trionte, Antonica gli porta via la sfera, filtrante per Signorelli che può nuovamente girarsi, contrastato, respinto l'attacco del capitano del numero 9 della Tevere Remo. Poi Cenci, palla che rimane lì, in qualche modo se la cava il numero 1 del Casalotti,
scivolato sul pallone, stava per commettere un grande infortunio per i suoi signorelli. Bene, via sulla destra Vassalluzzo, la mette in angolo con una gran giocata difensiva. Nemmeno calcio d'angolo secondo il direttore di gara. Ancora migliore la giocata allora di Vassalluzzo, che è riuscito a non concedere neanche il calcio dalla bandierina. Manetti appena sbagliato il gol del KO nei confronti della Tevereremo. Antonica, Tevereremo col portiere di movimento. Buono il gioco di gambe da parte di Bertaccini, l'arbitro ha ravvisato un pallone finito in out sulla giocata in Veronica del numero 6. Guancioli, Antonica, Signorelli, Antonica, una palla persa potrebbe essere fatale alla Tevereremo. Dovranno stare attenti. Eccolo Lucarelli che intanto torna in campo chiaramente per difendere la propria porta almeno fino al prossimo possesso. Si approfondo Dallo Trionte, che in contrasto su Guancioli riesce quasi a portargli via la sfera, prova a girarsi il numero 10, subisce il fallo che è il quinto del Casalotti, quindi ci sono buone possibilità di vedere un tiro libero nei prossimi minuti in favore della Tevereremo. Qui il Casalotti ora prova a reagire con Manetti che incrocia. Ottima conclusione di Manetti, non ha preso forse quel giro di mezzo esterno sperato dal numero 5. Signorelli prova ad allargare lo sportello per stoppare il pallone. Antonica, Signorelli si gira, c'è Antonica in sovrapposizione che non aggancia la sfera, era difficile mettere giù quel pallone calciato con forza a mezza altezza da Signorelli, soprattutto dietro la linea di corsa del compagno. Lo Trionte, Cenci, Signorelli, Guancioli poi fa tutto bene sulla sinistra, il tocco di Guancioli. Manetti col mancino, Manetti questa volta non sbaglia, esulta guardando il pubblico perché è la manita del Casalotti sulla Tevereremo. Bravo! Sono rimasti su casa, sono rimasti su dai! Mirko! Poi lo mettiamo, poi lo commettiamo! Dai, dai, dai ancora! Palla 3 adesso, Mirko, scala dietro! Bravo, Mirko! Vale, fuori, fuori, Mirko, fuori, Mirko! Esci! 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 Antonica dall'altra parte ha rinunciato anche alla carta del portiere di movimento Luciani. Calcio d'angolo battuto con lo scavetto con Antonica a rimorchio che non inquadra lo specchio. Cenci sulla destra. Mezzanotte. Siamo su. Siamo attaccati. Mezzanotte. Antonica.
Se la mancina sempre Antonica, che poi cambia tutto, va sulla destra, la deviazione proprio davanti a Cenci, era stata addirittura di mezzanotte, ha provato ad ingannare il proprio portiere forse. Martini. Segui cazzo! Sì, no, punta la porta, adesso, mezza, sinistra, sinistra! Bella partita! Palla sul fondo! Che gran gol per la Tevere Remo, che accorcia le distanze, ma che giocata sul fondo! Andiamo! Attacca Riccardo. 1-5-2. Una partita ricca di gol con Bertaccini, che non riesce a convertire questo colpo di testa nella terza rete dei suoi. Altro pallone profondo. Oresta, casa. 1. Bertaccini per l'Otrionte, che va profondo da Martini, tiene in campo la sfera al numero 9, prova a girarci, cerca la gloria personale Martini. Mi dà il peggio la Tevere Remo. Buona, entra. Da Martini, che viene scalciato, quinto fallo. Giocato! Martini sulla sfera, probabilmente sarà il numero 9 a calciare, anche se Mezzanotte sembra abbastanza decentrato. Proprio Martini col destro. Mezzanotte non accenna neanche a rincorrere la sfera, lascia l'incombenza a Cenci, che si accontenta della rimessa dal fondo. Lascia scorrere i minuti, 27 e 25 sul cronometro. Con Lucarelli. Sbagliato il tocco Martini, può inventare qualcosa sulla destra Martini, pallone che non inquadra lo specchio degli avversari, pure la giocata del numero 9 era esatta. La risposta della Tevere Remo in una delle ultime probabilmente occasioni. Mezzanotte. Palla profonda sempre per il numero 4. La risposta di Lucarelli, che questa volta si frappone alla conclusione di Mezzanotte. Senza fallo secondo il direttore di gara, si prosegue. Il prossimo fallo farà il tiro libero per qualcuno. Martini sul sinistro, Lucarelli. Sempre Martini, questa volta c'è da un compagno Lucarelli, un'altra risposta, sta tenendo in piedi quantomeno un punteggio decente per la Tevere Remo. Senza le parate del portiere sarebbe davvero potuta finire con un passivo più ampio. Adesso la percussione centrale ancora Lucarelli, che poi calcia addirittura dalla distanza giocando direttamente. Con Cenci. Mezzanotte prova a liberarsi, la porta via Signorelli, in qualche modo riesce a ribaltare il fronte offensivo, cede per un compagno che stoppa male, poi Cenci. Bertaccini profondo, Martini arriva prima sul pallone rispetto a Lucarelli, poi si volta, torna da Bertaccini, che con il destro non riesce a colpire verso la porta avversaria, anche il passaggio filtrante è sbagliato. Allora Cenci,
anticipato, sta davvero per terminare questa partita qui a Casalotti con Martini che si gira, colpisce il palo, palla buona. Eccolo il fallo che avevamo pronosticato prima, il tiro libero sarà per la Tevere Remo. Sarà Antonica a calciare, trentesimo scoccato già da qualche secondo, calcia il 23, chiede l'arbitro perché è Antonica ad andare verso la porta di Cenci. Parte col suo destro Antonica, la mette alle spalle del portiere, 5-3, accorcia le distanze proprio sul finale. Finisce dunque 5-3 qui a Casalotti, è tutto per voi amici di Futsal Fanner.